15 anni di reclusione per aver massacrato a calci e pugni un ragazzo di 22 anni. E questa la pena stabilita dal Tribunale di Girona in Spagna per il ceceno Rasul Bisultanov, accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 agli Oré de Mar, dopo un pestaggio in una discoteca. Lo riferisce su Facebook il padre Luigi Ciatti, che non nasconde la sua rabbia. Il presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la pena minima, dice Ciatti, che poi aggiunge: ci troviamo di fronte persone che dovrebbero essere dalla nostra parte, invece sono al fianco degli assassini. Il processo a Girona, apertosi il 30 maggio, si era concluso in meno di una settimana. Il 3 giugno il tribunale aveva dichiarato Rasul Bisultanov colpevole di omicidio volontario per la morte del ragazzo fiorentino. Per la giuria popolare il calcio letale per Niccolò sarebbe stato assestato con l'intenzione di ucciderlo. Spettava al giudice stabilire poi l'entità esatta della pena e lo ha fatto decidendo per la pena minima di 15 anni, mentre la procura aveva chiesto 24 anni. In tempi rapidissimi valuteremo l'impugnazione della sentenza, dice Agnese Usai, legale italiana della famiglia di Niccolò Ciatti. Intanto per la morte di Niccolò è in corso un processo anche in Italia, a Roma, che riprenderà l'8 luglio.